Cessato il frastuono della guerra, negli anni venti il fascino del pilota bello e temerario tornò a fare presa sull'immaginario collettivo. Arturo Ferrarin rappresentò in pieno questa figura, grazie al suo attraente aspetto fisico e ad una grande impresa che gli procurò larga fama. Nato a Thiene, in provincia di Vicenza, nel 1895, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruola nel battaglione aviatori. Consegue il brevetto ed è nominato sottotenente pilota. Aviatore istintivo e valente, viene inizialmente impiegato come istruttore. Vola molto e dà libero sfogo alla sua grande passione. Passione che lo accompagnerà per tutta la vita. Tanti voli, tanta acrobazia e ancora nuove esperienze come collaudatore. Ma proprio in un volo di collaudo troverà la morte, a soli 46 anni, nel 1941. Il nome di Arturo Ferrarin rimane legato soprattutto alla grande impresa del raid aereo da Roma a Tokyo a bordo di un Ansaldo SVA 9 in compagnia del motorista Gino Capannini. Molti avevano tentato prima e dopo di lui, ma alla fine solo Masiero e il suo motorista Maretto erano riusciti a raggiungere la meta insieme con lui a bordo anch'essi di uno SVA 9. Quel raid, iniziato il 14 febbraio 1920 e chiuso trionfalmente a Tokyo il 31 maggio di quello stesso anno, sarà un evento epico. Per lui il raid sarà una favolosa avventura, costellata di mille episodi e avversità, difficoltà logistiche, incontri pericolosi, decolli impossibili, emergenze di ogni genere, atterraggi di fortuna e soste forzate. Ferrarin racconterà tutte queste vicende nel suo libro Il mio volo Roma-Tokyo. Il raid era stato preparato con notevole dispiegamento di uomini e mezzi lungo tutta la rotta. Il costo dell'operazione alla fine risultò enorme, ma anche questo contribuì a darle una risonanza eccezionale. In Cina, Ferrarin diviene subito il nuovo Marco Polo e le tappe si moltiplicano perché tutti vogliono incontrarlo. L'intero raid coprirà alla fine circa 18.000 km e sarà completato in 31 tappe, in verità parecchie di più di quante ne prevedesse il programma, ma lo SVA era piuttosto vecchio e le richieste di sosta nelle città sorvolate facevano il resto. Dovunque, il giovane pilota riceve onori riservati ai grandi personaggi e le cerimonie si superano in grandiosità e durata. Giunge a Pechino il 17 maggio. Mancano ormai due settimane alla conclusione del volo e Ferrarin ha fretta di riprendere la corsa di avvicinamento al Giappone, ma la città cinese gli riserva grandi tributi e lui non può sottrarsi ai festeggiamenti. Per il coraggioso straniero si aprono persino le porte del Palazzo Imperiale. E tra gli altri onori gli sarà conferita anche la decorazione suprema dell'Ordine della Tigre. L'ultima parte del raid si trasforma in una marcia trionfale, sia pure con tutte le difficoltà di sempre.
Finalmente arriva il momento del decollo verso il Giappone. Il primo atterraggio sul suolo nipponico avviene ad Osaka il 30 maggio. Questa volta però i festeggiamenti sono stati rigidamente stabiliti e la sosta dura solo un giorno. A Tokyo l'imperatore ha proclamato festa nazionale il suo arrivo. Ferrarin non può farsi attendere più del dovuto. Infatti, il giorno dopo, nonostante il cattivo tempo, il raid si conclude regolarmente a Tokyo. Masiero è atterrato poco prima ed è in mezzo alla folla ad attenderlo. Sa che il vincitore indiscusso è Ferrarin, perché lui ha dovuto compiere una parte del viaggio in nave, avendo distrutto il suo primo aereo in un incidente. Ferrarin rimane a Tokyo quasi un mese e mezzo e alla partenza vi lascerà in ricordo il suo SVA che verrà collocato nel Museo Imperiale. Durante la permanenza anche il principe Hirohito vorrà riceverlo e l'imperatrice farà uno strappo alla ferrea etichetta di corte. Le cerimonie proseguono per giorni e giorni con scenografie fastose e suggestive. E infine gli viene donata la spada di samurai. Chiusa l'esperienza esotica, si congeda e passa all'Ansaldo come collaudatore. Nel 1921 è a Bucarest proprio con un Ansaldo A300, sul quale porta in volo anche il re di Romania, Ferdinando I. Gli impegni si susseguono incalzanti e Ferrarin partecipa sempre, purché si voli. Nel 22 è a Nizza, ancora con l'Ansaldo, per una manifestazione acrobatica e nello stesso anno prende parte alla Gran Coppa Italia, gara di per sé complessa e resa ancora più difficile dalle avverse condizioni meteorologiche. Ferrarin, sempre con una macchina Ansaldo, sarà l'unico a portarla a termine e vincerà la Coppa. Nel 23 è a Madrid, ancora con l'A300. In Italia, quello stesso anno, porta in volo Mussolini. Tutti vogliono volare con lui, re, principi, capi di governo, scienziati, industriali e nobildonne. Nel 25 è al comando di una squadriglia di 4 biplani Fiat BR1 che compiono un giro aereo attraverso la Francia, il Belgio e l'Inghilterra. A Bruxelles, Re Alberto vola con lui a bordo del velivolo numero 1. La passeggiata reale tra le nuvole gli frutterà una croce militare di prima classe appuntata sul petto. Nel 26 è richiamato in servizio. C'è in vista la Coppa Schneider. E lui parte per Norfolk, negli Stati Uniti, insieme a Mario De Bernardi e a tutta l'equipe che prenderà parte alla gara con il Macchi M39. Ferrarin gareggia con il numero 3, ma non è fortunato ed è costretto a ritirarsi dopo i primi giri per una avaria al motore. Thank you.
Tenta di nuovo la sorte l'anno dopo a Venezia. Nell'aria c'è grande entusiasmo. Ci si aspetta il bis di Norfolk. Vista la presenza di De Bernardi, vincitore dell'edizione americana, e dell'altrettanto famoso Arturo Ferrarin. L'aereo è l'M52. Ferrarin vola con il numero 7, ma non porta a termine la gara. E come lui, tutti e tre i concorrenti italiani devono ritirarsi. Nonostante gli sforzi, l'idrocorsa italiano non era ancora a punto. Sarà un altro velivolo invece a dargli soddisfazione l'anno dopo, il SIAI S-64. Nel 1928, Ferrarin, insieme all'amico e collega Carlo Del Prete, vi compie il primo raid Italia-Brasile senza scalo, 1200 km in quasi 50 ore di volo. Al rientro in Italia, l'aeronautica gli riserva onori e festeggiamenti e lui appare disteso, più sereno e a suo agio del solito. Sembra riconciliato con il destino che proprio in Brasile, dopo il successo dell'impresa, gli aveva tolto l'amico Carlo Del Prete in un incidente di volo. Non molto tempo dopo questa festa, però, Ferrarin torna ancora alla vita civile e vola con questo piccolo aereo da turismo. In verità era stato congedato con una lettera di Italo Balbo per incompatibilità, così recitava il testo, dell'attività militare con quella da lui svolta in campo civile. Pochi mesi dopo, comunque, viene richiamato in via temporanea per partecipare alla giornata dell'ala. I suoi rapporti con Balbo seguirono alterne vicende, allo stesso modo del suo legame con la forza armata, dalla quale entra ed esce a più riprese. Balbo sarà persino suo testimone di nozze, ma i due erano in realtà troppo diversi. Balbo pensava all'aviazione di massa, mentre Ferrarin rimaneva l'eroe solitario del raid Roma-Tokyo. Quella tra lui e il ministro dell'aeronautica fu un'amicizia circospetta, anche se Balbo è presente in vari momenti accanto a Ferrarin, come in questa occasione con la mamma di Arturo e alle spalle la cognata con in braccio il figlioletto. Ferrarin in realtà incrocia spesso la propria esistenza con personaggi eccellenti, come il Duca d'Aosta, appassionato di volo e pilota lui stesso. Ferrarin era stato istruttore del Duca e in questa occasione si appresta a portare in volo anche la Duchessa, aiutato nei preparativi dall'amico Renato Donati. Ma forse il Ferrarin più vero era quello che sperimentava il suo AC-3 in decollo su una ruota sola e che si abbandonava al gusto dell'acrobazia e al piacere del volo. Progettava di ripetere il raid Roma-Tokyo in occasione dei giochi olimpici che si sarebbero tenuti in Giappone nel 40, ma lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale chiuse per sempre quel capitolo. Ferrarin non vivrà abbastanza per vedere la fine del conflitto. Il 18 luglio del 1941 precipita sul campo di Guidonia mentre collauda un nuovo aeroplano.